Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto di essere qui con noi questa mattina. Ringrazio sia le persone che sono qui nella sala formazione di Via Casilina Vecchia della Cittadella della Carità. Ringrazio anche tutte le persone che sono collegate online perché per vari motivi non sono potuti essere qui. La riflessione di oggi parte soprattutto da quello che viviamo all'interno dei servizi della Caritas di Roma, deputati all'accoglienza di minorenni, la maggior parte dei quali sono minorenni stranieri non accompagnati. Le storie che ci hanno raccontato nell'ultimo anno sono state per noi fonte di preoccupazione anche alla luce di quelli che sono i decreti che in questo momento, i decreti, ma anche le riforme che in qualche modo il governo intende attuare rispetto al sistema di accoglienza. Quindi abbiamo voluto prenderci un momento di riflessione per ascoltare anche la voce di chi mastica la materia giuridica e quindi ci potrà anche dare delle ulteriori informazioni che possono aiutarci in questa riflessione. Abbiamo anche alcuni dati, frutti del lavoro di quest'anno, che sicuramente avrete modo anche di leggere sul sito, e che tracciano una situazione di importante vulnerabilità. Noi sappiamo che già la condizione del minorenne straniero è una condizione di doppia vulnerabilità, dovuta sia alla migrazione stessa, che come sappiamo è fonte anche di numerosi rischi per tutti, soprattutto per i minorenni. Ma non mi dilungo perché siete tutte persone che lavorate da anni in questo settore. In più a questa situazione si aggiunge anche le condizioni che si possano spesso creare nella fase di accoglienza all'interno del nostro paese. Abbiamo sentito storie e abbiamo anche avuto esperienze di ragazzi che sono stati per molti giorni in commissariati perché, come sapete, poi la massiccia presenza di immigrati sta creando delle situazioni nel sistema di accoglienza di grossa difficoltà anche nella ricezione. Tutti temi importanti, però adesso io mi fermo, lascio spazio all'avvocato Cecchini, un avvocato del forum, un esperto delle migrazioni e da anni lavora come consulente nell'area immigrati della Caritas di Roma. Grazie. Eccoci. Allora, mi scuso innanzitutto, sono un po' raffreddata questa mattina, quindi spero di riuscire a tenere. Allora. Allora, se ho capito bene, insomma, fondamentalmente l'idea di oggi è di rifare un po' una ricognizione alla luce delle recenti riforme e confrontarci alla luce di queste riforme e soprattutto dei principi che erano già nella norma che regolava la condizione giuridica del minore straniero non accompagnato, confrontarci, come diceva appunto Maria Franca, su le prassi che abbiamo visto realizzarsi negli ultimi tempi e iniziare insieme a porre le basi di un confronto sui possibili scenari che la norma le norme, in particolare l'ultima che è il decreto legge 133 che è stato recentissimamente convertito con legge di conversione entrata in vigore il 5 dicembre, che ha cambiato particolarmente la condizione giuridica dei cittadini stranieri, minori stranieri non accompagnati. Prendiamo adesso
Proviamo a, ok, cerchiamo appunto di provare a confrontarci perché la norma presenta anche nel decreto di conversione gli stessi profili di forse margini di non chiarezza, che ovviamente dovremo capire come poi concretamente verrà applicata e quindi poi concretamente come cercare di orientare i minori che accogliamo e soprattutto cercare di ovviare a delle possibili illegittimità che si possano produrre. Quindi l'idea di oggi è di lasciare lo spazio appunto ad una panoramica che però possa permettere un confronto quanto più concreto possibile nella nostra attività anche di tutti i giorni, quindi sia per le persone a casa che qui non esitiamo a fare domande e soprattutto a confrontarci sui casi concreti, sulle cose che stiamo vedendo, per poter cercare di capire perché le cose stanno andando in un certo modo e magari appunto far sì che questa formazione sia più possibile e utile, soprattutto insomma, a voi che lavorate nel settore, che sia un primo momento, questo abbiamo detto anche, no? Un primo momento di un confronto più ampio per raccogliere le informazioni di chi appunto tutti i giorni poi si trova concretamente a lavorare con i minori stranieri non accompagnati. Quindi interrompetemi, semmai alzate la. Io non sono sicura di vedere sempre le mani alzate, ma magari possiamo alzare la mano e intervenire anche da casa molto volentieri. Allora, proviamo a condividere innanzitutto le slide. Vedete da casa? Io non faccio ammetti, vero? Perché tanto c'è qualcuno che ammette pure me. Ok, Sì, perfetto. Cristina, si vedono? Perfetto. Ok, allora. Però così mi sa che non le vedo tutte. Secondo me devo fare così, comunque. Provo a far sì che siano più visibile possibile, perché devo capire perché non le vedo tutte. Vabbè. Allora. Ovviamente, come dicevamo, le riforme, in particolare il DL 133 convertito, segue una serie di riforme che in tutto il campo dell'immigrazione abbiamo visto susseguirsi quest'anno. Parecchi sono stati i decreti, parecchi sono stati gli interventi di riforma, a cominciare dal DL 20. Il famosissimo, noto come decreto Cutro, che ha cominciato questa stagione di modifiche nel nostro ordinamento, che appunto non è stata affatto, come dire, organica, ed è una stagione di riforme che è intervenuta quella a cambiare i vari testi che regolamentano il diritto dell'immigrazione, in particolare il decreto legislativo 286 del 98, che per quel che ci riguarda noi oggi ha a che fare con il permesso di soggiorno per minore età e la sua conversione, i decreti relativi all'accoglienza, quindi 142 del 2015, che a seguito della legge Zampa, la 47 del 2017, aveva proceduto a regolamentare l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e che appunto col decreto legge 133, l'ultimo co convertito, è stato modificato in maniera estremamente importante, in particolare all'articolo 19, e quindi che regolamenta come e dove devono essere accolti i minori stranieri non accompagnati. Come voi sapete, a partire dalla legge Zampa, della legge del 2017, di questo si è molto discusso, per i minori stranieri non accompagnati è stato creato un sistema di accoglienza completamente dedicato, che appunto è un sistema d'accoglienza parallelo a quello che riguarda i minori in stato di abbandono, i minori cittadini italiani e comunitari in stato di abbandono, a cui il sistema di minori stranieri non accompagnati faceva riferimento in caso di non capienza, poi lo vedremo. Oggi ancora di più si allontanano perché il sistema comunale gestito dagli enti territoriali di accoglienza dei minori in realtà
sempre di più diventa non fruibile ai minori stranieri non accompagnati. Adesso vedremo. Quindi, da partire dalla legge Zampa, con l'introduzione dell'articolo 19 del decreto legislativo 142 del 2015, tutto il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati diventa un sistema a parte e funziona e ricalca molto l'idea. Lo vedremo adesso poi nello specifico, quella dell'accoglienza dei richiedenti asilo, ma appunto accoglie minori stranieri non accompagnati a prescindere dalla loro condizione giuridica, nel senso di se siano minori stranieri non accompagnati che abbiano fatto domanda di protezione oppure che siano semplicemente dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio che seguono il diritto dell'immigrazione, come lo vedremo. Queste norme sono state particolarmente modificate dall'ultimo decreto. E un'altra riforma che è stata importante, che dovremo capire come funzionerà, è la riforma parziale dell'articolo 19 bis, sempre del decreto legislativo 142 del 2015, che ha a che fare con la procedura di identificazione e accertamento dell'età. Come sapete dalla legge Zampa, questa è stata una delle più importanti riforme della legge Zampa sui minori stranieri non accompagnati, finalmente. La procedura di accertamento dell'età era una procedura che veniva normata. Noi abbiamo per anni visto una procedura lasciata totalmente in balia della pubblica amministrazione, in particolare dell'autorità di pubblica sicurezza, a cui si applicavano una serie di principi che hanno a che fare con la minore età, la presunzione della minore età, il superiore interesse del minore, la necessità di informare il minore in ogni fase, in ogni procedimento che lo riguardano, tutti i principi che avevamo visto che appunto sono nelle norme e che venivano però variamente applicati. Prima della legge Zampa vi è stata tutta una stagione appunto in cui abbiamo lavorato per cercare di standardizzare quella procedura di accertamento dell'età attraverso l'adozione di protocolli, facendo giurisprudenza. Con la legge Zampa quella procedura diventa una procedura che ha dei principi precisi, una procedura precisa, la possibilità di impugnare il provvedimento di accertamento dell'età, quindi con grandi garanzie, sia dal punto di vista della procedura che dei principi relativamente a cui quella procedura si doveva realizzare, con cui la procedura si doveva realizzare. Oggi quella procedura viene parzialmente modificata, per cui accanto, ve lo anticipo, poi adesso rivedremo tutto, accanto alla procedura normale viene inserita una procedura d'emergenza, che torna ad essere nella mente del legislatore, poi vedremo come. Si torna al pre-legge Zampa, quindi a differenza della procedura normale che rimane, una procedura di emergenza in cui è l'autorità di pubblica sicurezza ad essere d'impulso e con delle regole vedremo parzialmente diverse rispetto a quella della legge Zampa. Come sopravviveranno questa coesistenza? Dovremo capire innanzitutto come interpretarlo, che cosa dice la norma e cercare di capire come limitare gli effetti, evidentemente anche di una procedura che torna ad essere prettamente amministrativa, perché voi sapete nella procedura della legge Zampa di impulso con carattere di garanzia ha un ruolo importante la procura presso il Tribunale per i minorenni e poi il Tribunale per i minorenni. Ok? Ma adesso su questo ci torniamo. Era per darvi un quadro dei punti salienti di cui sicuramente dovremo parlare, cercando ovviamente però di rifare un po' il punto su tutta la condizione giuridica dello straniero, anche non, diciamo, non aggiornato, non modificato, per provare anche a confrontarci su quello che invece accade poi tutti i giorni. Allora, ops, poi. Così è più facile. Allora, quindi partiamo dalla definizione giuridica di minore straniero non accompagnato, che è una definizione giuridica che ovviamente si compone di tre punti principali. Cioè, il minore straniero non accompagnato è quello che ha tre caratteristiche giuridiche principali. La prima, ovviamente, è il fatto di essere persona di minore età e quindi per la legge italiana. La maggiore età è fissata al compimento del 18° anno, quindi per la legge italiana è minore, straniero non accompagnato, quella persona straniera
E questa è la seconda condizione giuridica importante per far sì che si applichi la disciplina, che abbia meno di 18 anni. Come stabilire quando la persona ha meno di 18 anni poi è appunto oggetto e tema relativo alla procedura di accertamento dell'età ove non vi siano dei documenti idonei ad attestare l'età della persona. Quindi minore età. Persona straniera, perché la disciplina ha a che fare esattamente come il testo unico per l'immigrazione per tutte le persone che hanno una cittadinanza di un paese terzo, quindi non cittadini italiani, non cittadini dell'Unione Europea. E infine che sia persona non accompagnata. Adesso andremo a vedere che cosa significa. Quali sono i principi generali che regolano tutta la materia dei minori, noi conosciamo bene, ma proviamo a ricordarceli per vedere poi come ci permettono di aggiustare alcune cose che la legge dice. Perché noi sappiamo, no, che ci sono delle norme che regolano procedure relativamente al rilascio del permesso, procedure relativamente all'accertamento dell'età, quindi procedure che concretamente ci dicono come la pubblica amministrazione deve fare delle cose. Ma ovviamente quelle procedure devono essere sempre ispirate e conformi ai principi generali, perché i principi generali permettono di adattare le norme, di dare alle norme una veste di legittimità. Ok? Quindi questi principi che regolano sempre e che vedremo la giurisprudenza richiama sempre, sono dettati dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e per ricordarceli, quelli che più ci interessano sono l'articolo 3 che stabilisce il superiore interesse del minore. Si potrebbero scrivere pagine e pagine su che cos'è il superiore interesse del minore. Superiore interesse del minore regolamenta tutta la disciplina, sia quando il Tribunale per i minorenni decide in relazione all'affidamento dei minori con la famiglia, in qualsiasi campo. In riferimento ai minori stranieri non accompagnati, significa principalmente che tutte le decisioni che vengono prese sul minore, tutte le procedure che vengono attuate in capo al minore, devono seguire il principio per cui il minore è più importante di qualsiasi altra cosa. Cioè, davanti al potere autoritativo dello Stato, per esempio, di combattere l'immigrazione irregolare, il principio di protezione del minore deve venire prima, per cui vedremo, per esempio, con la legge Zampa si stabilisce finalmente che il minore in teoria dovrebbe essere prima accolto nel dubbio, sempre trattato nel dubbio come minore, fino a che non venga accertato eventuale maggiore età. Ok? E gli stati si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome, le sue relazioni familiari, così come riconosciuti dalla legge senza ingerenze illegali. E l'articolo 7 della Convenzione del Fanciullo che dice che il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, a acquisire la cittadinanza e nella misura del possibile a riconoscere i propri genitori ad essere allevato da essi. Qual è la normativa nazionale di riferimento? Come vi dicevamo, il decreto legislativo 286 del 98 con riferimento alle norme sul permesso di soggiorno, la legge 47 del 2017, la legge Zampa che interviene a modificare varie norme, il decreto legislativo 142 del 2015 che è quello relativo all'accoglienza e abbiamo detto l'accertamento dell'età. È importante anche il DPR 13 dicembre del 2022, che è il decreto di attuazione, così come modificato dopo la legge Zampa. E infine, come vi dicevo, una serie di norme che sono intervenute successivamente, tra cui le più recenti, il decreto cosiddetto Cutro, che è il DL20, che è stato convertito con legge entrata in vigore nel maggio del 2023 e l'ultimo che stiamo vedendo che è stato convertito con la legge 176 del 2023 che è entrata in vigore il 5 dicembre. Come vi dicevo, quindi minore straniero non accompagnato. Non accompagnato che significa? Significa per definire il fatto che non sia accompagnato
Dobbiamo, vediamo se si vede un po' meglio, se riesco ad allargare un pochino. Meglio, no? Allora, non accompagnato, dobbiamo fare riferimento ad una serie di norme, in particolare la legge Zampa, che stabilisce all'articolo 2, che dice è minore non accompagnato lo straniero di età inferiore agli anni 18 che si trova per qualsiasi causa nel territorio nazionale privo di assistenza e rappresentanza legale. Vedete, a far sì che la persona possa essere ritenuta straniero non accompagnato, occorre che la persona non abbia un adulto di riferimento che legalmente può provvedere a due cose, l'assistenza e la rappresentanza legale. Sembra una cosa banale, ma in realtà la Cassazione si è interrogata moltissimo su che cosa significa minore non straniero non accompagnato, privo di assistenza o rappresentanza legale, soprattutto con la necessità di porre in correlazione questa norma con una norma che sul nostro territorio esisteva già, che adesso andiamo a vedere, che è la legge 184 del 1983. Mi confondo sempre se è 183 del 1984. No, è la legge 184 del 1983. È una norma molto importante per chi ha a che fare con i minori, perché è la norma che regola l'affidamento e l'adozione dei minori. Ok? Quindi tutto l'intervento del tribunale per i minorenni molto spesso è regolamentato qui, ok? In particolare, però, c'è una norma che ci riguarda e su cui la questure, stringo perché così si vede meglio, e le questure si sono hanno avuto prassi varie fino a che una Cassazione è riuscita più o meno a fare chiarezza di come si affianca questa norma con quella del minore straniero non accompagnato e ci riguarda per tutti quei minori, l'abbiamo visto anche con gli ucraini, che si trovano sul territorio non con i genitori, ma con qualche parente molto vicino. È un minore straniero non accompagnato o è un minore straniero accompagnato? Che procedura devo seguire? Queste due norme ci permettono di capire che cosa dobbiamo fare. Ok? Che cosa dice questa norma? Prima vediamo che cosa dice questa norma e poi vediamo che cosa dice la Cassazione per chiarire che cosa dobbiamo fare quando il minore, per esempio, si trova in Italia con la nonna e non con i genitori. Ok? Allora, l'articolo 9,4 ci dice, poi la leggiamo e poi ne capiamo il significato perché per capirlo bisogna girare la norma. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, e accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a 6 mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'idoneità ad ottenere affidamenti familiari adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Quindi la norma che cosa ci dice? Ci sembrerebbe dire che sono onerati a fare la segnalazione al tribunale per i minorenni tutti coloro che accolgono in casa minori e che però sono parenti oltre il quarto grado. Ok? Sembrerebbe quindi dire che le persone che accolgono in casa che quindi sono affidatarie di minori stranieri, di minori e sono parenti entro il quarto grado, non dovrebbero, sembrerebbe leggersi dalla norma, attuare alcuna formalità. È da qui che è venuto la non chiarezza e quindi la necessità di un chiarimento. Quindi devo non fare nessuna formalità se il minore è con me e sono parente entro il quarto grado. Entro il quarto grado sono parenti abbastanza, non strettissimi, perché se consideriamo il nonno è secondo grado, ok? Quindi quarto grado potrebbe essere, perché si considera sempre la persona, no? Il genitore un grado, il nonno due secondo grado, lo zio terzo grado, cioè cominciano ad essere parenti non vicinissimi, ok? Il fratello del minore maggiorenne è parente entro il secondo grado, per intenderci. Quindi quel minore che si trova con quel parente entro il quarto grado è accompagnato? O non è accompagnato? A che permesso ha? Quali sono le formalità che devono essere svolte? La Cassazione ha chiarito, proprio facendo riferimento al fatto che, faccio un passo indietro, la norma
del minore straniero non accompagnato dice quello che è privo di assistenza e rappresentanza legale. Che cosa dice la Cassazione? Dice il minore che è comparente entro il quarto grado, e occorre vedere che come ci sta, adesso poi lo chiariamo, no? Se fosse tutto ok, che sta affidato dai genitori comparente entro il quarto grado, è comunque, secondo la Cassazione, un minore straniero non accompagnato. Che non deve essere segnalato al tribunale per i minorenni per quel che riguarda l'affidamento, ma ai fini dell'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari e quindi collegato a quell'adulto parente entro il quarto grado, è necessario che si compiano delle formalità. Perché, dice la Cassazione, questa norma che abbiamo visto dà al parente entro il quarto grado, senza ulteriori formalità, il potere dell'assistenza materiale del minore. Il genitore ha affidato al parente entro il quarto grado il minore, che può continuare a crescere con quell'adulto. Può provvedere quell'adulto alla sua crescita, ma non ha la rappresentanza legale, dice la Cassazione. E quindi, affinché vi sia la rappresentanza legale, dice la Cassazione, deve essere comunque nominato un tutore. A dimostrazione, adesso ve lo rispiego, a dimostrazione di questo, dice la Cassazione, è la circostanza che i genitori possono delegare la crescita materiale del minore, ma non la rappresentanza legale, perché la rappresentanza legale, che comporta tutta una serie di poteri, deve essere sempre sottoposta al controllo del giudice tutelare. Ok? E quindi dice la Cassazione, nel caso in cui il minore si trovi con parente entro il quarto grado, può continuare a vivere con quel parente. La norma dice che avrà diritto a un permesso di soggiorno che segue la condizione giuridica di quel parente, ma poi su questo con gli ucraini abbiamo visto un po' la qualsiasi, ma adesso ci torniamo. Ma ovviamente deve essere fatto comunque il passaggio di nomina del tutore. Ok, ora. La Cassazione ovviamente nell'analizzare la norma non ci dice poi il tribunale che tutore dovrà nominare. Noi sappiamo per esempio che con i minori ucraini a un certo punto vi fu una circolare del tribunale per i minorenni che chiarì che, visto l'arrivo massiccio di minori con persone non meglio identificati, il tribunale per i minorenni riteneva di nominare sempre come tutore una persona dell'ufficio tutelare dell'ente territoriale, quindi del Comune di Roma, nel caso del Tribunale per i minorenni di Roma, ok? Ma in teoria, e questo è stato così spesso in passato, nulla vieta che il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, adesso su questo torniamo, possa in realtà nominare tutore lo stesso parente, ok? La nonna, perché questo in realtà è molto comodo, soprattutto quando si tratti di minori che stanno con parenti molto stretti, che provvedono alle loro cure, e che riferirsi ad un tutore esterno significa molto spesso appesantire le procedure burocratiche. Non tutte, perché adesso torniamo su che cosa dice la norma, ok? Quindi molto spesso quello che noi facciamo, per esempio, è quello di ovviamente consigliare alle persone di produrre tutta la documentazione che dimostra che c'è stato un affidamento apparente entro il quarto grado del minore. Adesso torniamo a capire che cos'è. Se c'è questa possibilità, si fa un passaggio al tribunale per i minorenni chiedendo la nomina del tutore ed eventualmente chiedendo addirittura di nominare come tutore lo stesso affidatario. Mi seguite? È chiaro fin qui? Ok? Allora, ovviamente però occorrono delle formalità, perché occorre sapere che il genitore ha effettivamente affidato a quel parente entro il quarto grado il minore. Di solito le questure, il tribunale per i minorenni, vogliono un atto notarile, tradotto e legalizzato, con cui i genitori,
e l'abbiamo visto molto spesso con i minori ucraini, un atto notarile in cui dice: io affido mio figlio temporaneamente per portarlo in Italia, quindi lo autorizzo anche all'espatrio in alcuni casi, per poter provvedere a tutte le esigenze di mio figlio. E ovviamente la dimostrazione che si tratti di parente entro il quarto grado, perché in virtù della norma, se è parente oltre il quarto grado, in realtà non può essere neanche affidatario di fatto. Ok? Fatte queste formalità, il minore è minore straniero non accompagnato, che però con la nomina del tutore prenderà un permesso di soggiorno simile per motivi familiari, perché si unisce legalmente all'adulto di riferimento. Ok? In realtà noi, però su questo vi chiedo conferma anche a voi, con i minori ucraini, poiché il minore che accompagna prende la protezione speciale, qui si sta per spegnere tutto. Ok. Siccome il minore non accompagnato. Perfetto, scusateci il bello della diretta. Allora, direi che ricondivido le slide e torno sul punto, finisco il punto perché è estremamente interessante quello che stava venendo fuori da qui, no? Proviamo proprio a parlare dei minori ucraini per capire quello che sto dicendo, no? Allora, minore ucraino, mi sentite da casa? Cristina, tutto bene? Perfetto, aspettate che cambio anche il mio nome, così, perché quello è quello dell'associazione. Ok, scormo intero no, perché sennò non vedo tutta la slide, però faccio così. Allora, quello che stavamo dicendo, proviamo a vederlo proprio con il minore ucraino. Il minore ucraino che arriva come nel caso che ci dicevano, con la zia. Ovviamente la prima cosa che abbiamo verificato, che la questura verificherà per cercare di capire, perché poi ovviamente non sempre viene gestito soltanto dal familiare, ma con i minori ucraini si è attivata direttamente la questura, quello che chiede alla zia e al minore, innanzitutto rilascia un permesso per protezione speciale all'adulta, alla zia. Per il minore verifica che la zia sia effettivamente la zia, perché altrimenti dovrebbe collocare il minore in altro luogo, non può lasciarlo con qualcuno che non è familiare. E di solito quello che accade è che li colloca insieme, dopo che è verificato con la certificazione che si tratti di parente entro il quarto grado e che c'era un affidamento della madre che in quel momento, per tornare all'esempio che viene dalla sala, non era, si presume non fosse in Italia. La questura fa una segnalazione al Tribunale per i minorenni dicendo: ho collocato il minore con la zia nel centro dove è stata accolta la zia, è la zia e viene nominato tutore, o tutore volontario o dell'ente territoriale, quindi o dell'ufficio del Comune di Roma. Viene nominato il tutore che esercita la legale rappresentanza del minore. Poi torniamo al permesso di soggiorno. La prima cosa che ci interessa, perché sta accadendo moltissimo, è che quindi quel minore tecnicamente non è un minore straniero non accompagnato, o lo era, ma poi in teoria avrebbe diritto a un permesso di soggiorno per motivi familiari. Il problema è il permesso portante, perché la norma che dice: il minore segue la condizione giuridica dell'adulto, ovviamente se più conveniente. Questo è un principio che ci interessa, su cui poi torniamo per i minori ucraini. Però mettiamo che stiamo parlando di persona di minore egiziano con la sorella invece, no? E la sorella ha qui una carta di soggiorno. Quel minore prenderebbe un permesso di soggiorno per motivi familiari, ok? Perché i motivi familiari è conveniente per il minore, perché ha la possibilità di essere convertito in vario modo, su cui poi torniamo. Ok? Mi state seguendo finora? Ok. Torniamo all'esempio di quello che sta succedendo. Molto spesso il minore quindi entra affidato di fatto ad un parente entro il quarto grado, viene nominato il tutore. Quello che può accadere sono due cose: che a un certo punto la zia si possa riferire, in passato con i minori ucraini non sta succedendo molto perché
vista la enorme presenza di minori stranieri in quella condizione, il tribunale è restio. Ma mi è capitato di fare una richiesta successiva, dopo un monitoraggio del centro d'accoglienza che verifica che la zia o la nonna si prendono cura in maniera adeguata del minore, che magari ha tutta una serie di esigenze particolari, di chiedere all'ufficio del tribunale per i minorenni di sostituire il tutore nominando il tutore il parente. Con i minori ucraini questo non sta accadendo, ma in passato con altri minori accadeva. Anche con i minori ucraini. Ok, quindi di dire ravvicina la figura del tutore, perché poi il tutore volontario ha dei enormi meriti perché è più vicino dell'ufficio del giudice tutela, dell'ufficio del comune, per esempio, in cui a volte i tutori istituzionali sono più complessi da contattare, no? Quindi dipende un po' dalle situazioni. Un secondo scenario che può accadere, che stiamo vedendo accadere molto spesso, è che successivamente arriva il genitore. Ok? Quindi entra la madre, entra il padre, a volte ci è capitato, riparte in teoria, prima di ripartire l'affidatario di fatto sarebbe bene fare dei passaggi amministrativi. Comunque, mettiamo che arriva semplicemente il genitore. In teoria il genitore ha la legale rappresentanza che non è stata mai sospesa, cioè quella tutela in teoria è stata pensata lì perché non c'è il legale rappresentante. Nel momento in cui si presenta il legale rappresentante e riesce a dimostrare di essere il genitore che non ha mai avuto una genitorialità sospesa, a tutti gli effetti torna ad essere il legale rappresentante. Però ovviamente c'è una questione burocratica non da poco. Per cui noi quello che è necessario fare evidentemente è di segnalare al Tribunale per i minorenni l'arrivo del genitore perché valuti, ok? Se decidere in teoria la chiusura della tutela. Questa è un'altra questione. Questa è un'altra questione su cui ci sarebbe da scrivere. Quindi in teoria il genitore in persona, in proprio, perché si tratta di procedimenti camera di consiglio in cui le persone non hanno bisogno in teoria di essere nominati, di essere rappresentanti da avvocato. Il genitore con un avvocato o il tutore, chiunque, può segnalare quello che sta accadendo e chiedere la chiusura della tutela per presenza del genitore. Ovviamente, come centro, quello che noi consigliamo sempre di fare è capiamo, facciamo un colloquio, monitoriamo un po' il genitore, perché è ovvio che molto probabilmente è possibile che se funzionasse bene, ma mi dicono qui a Roma a volte non rispondono, ma mettiamo come che le cose funzionino bene, il tribunale per i minorenni potrebbe voler convocare le persone e dire ok, è passato tanto tempo, il minore come sta, come si trova adesso che si è ricongiunto con il genitore, è in grado, ci sono delle problematiche, perché ovviamente si tratta sempre di un minore che in qualche modo è stato attenzionato al tribunale, seppur non per una sospensione. Quindi quello che facciamo con il centro è di ricostruire anche l'arrivo del genitore, la situazione, eccetera, eccetera, ma soprattutto accertarci che il genitore non riparte fra 2 settimane. Ok, perché ovviamente in quel caso si tratta di una confusione che potrebbe generare una serie di fraintendimenti. È chiaro quello che sto dicendo? Torno al permesso di soggiorno. Questo se funzionasse, ovviamente. Torno al permesso di soggiorno. Io ripeto, poi perché a casa non la sentono. No. Si accetta dall'autorità italiana, diciamo, competente che la mamma sta con il minore, dovrebbe cessare di essere un minore straniero non accompagnato, semplicemente, no? Esattamente, dicono in teoria quello che stavo dicendo io, in teoria essendo presente il legale rappresentante e quindi il genitore non dovrebbe essere fatto quel processo, quel passaggio amministrativo, ma siccome c'era e c'è un tutore nominato che in teoria è responsabile e che risponde, eccetera, eccetera, io consiglio sempre di fare il passaggio amministrativo di chiusura della tutela,
dando atto proprio di quello che lei sta dicendo, cioè che è presente il legale rappresentante e che quindi non è necessario più che vi sia quella tutela aperta, che debba essere quindi chiusa. In teoria dovrebbe essere chiusa d'ufficio, dovrebbe essere chiusa, ritenersi chiusa ex lege, ma si chiede al tribunale semplicemente di prenderne atto e chiuderla, anche per liberare il tutore. Torno al permesso di soggiorno. Come vi dicevo, il permesso di soggiorno maggiormente cioè segue motivi familiari, se il problema qual è? Il problema è se il permesso portante è un permesso come quello per gli ucraini, cioè di protezione temporanea. Che voi sapete, in teoria c'è tutto, qua ci sarà tutto un futuro da definire. Adesso la protezione temporanea è stato esteso fino al 2025, in teoria è un permesso, anzi in teoria formalmente è un permesso di soggiorno che autorizza il lavoro, ma non è convertibile. Poi vedremo nel 2025, dopo 4 anni, che ne sarà di questi permessi di soggiorno, ma in teoria non convertibile. Quindi in teoria il minore, se potesse avere quello che sto vedendo proprio in ragione del fatto che si tratta di un permesso non convertibile, è che alcune questure, seguendo a mio parere una prassi migliore, o lasciano motivi familiari anche se quello non è convertibile. E poi vedremo, e poi sì, adesso vediamo che cosa succede con motivi familiari al compimento della maggiore età, o un permesso di soggiorno per minore età. Ok? A mio parere è più corretto il motivi familiari, però vediamo. Ok? Vediamo le due ipotesi quando andiamo a parlare della conversione. Mi seguite su questo? Secondo me invece non in protezione temporanea, perché in protezione temporanea non è convertibile. Okay, quindi in realtà stai dando al minore meno chance di un minore straniero non accompagnato. Vado, provo ad andare avanti, poi torniamo su alcune cose, però voglio. Allora, il minore straniero non accompagnato non è espellibile e non può essere mai respinto in frontiera, ai sensi dell'articolo 19,2 del decreto legislativo 286 del 98. Vado a vedere un attimo prima la procedura di identificazione, poi facciamo dei passi indietro se facciamo in tempo, ma è importante che parliamo delle novità. Quindi stiamo dicendo minore straniero non accompagnato. Questa è la definizione, cerchiamo di capire quando è accompagnato, quando non è accompagnato e proviamo a orientarlo al massimo. La prima questione che si può porre se la persona non ha nessun passaporto è quella di accertare la minore età che lui dichiara, ok? O accertare in generale l'identità della persona no, in assenza di un documento di riconoscimento. È a questo punto che si apre, come vi dicevo, la procedura di identificazione e di accertamento dell'età, che è, come vi dicevo, disciplinata dall'articolo 19 bis del decreto legislativo 142 del 2015, oggi riformato. Che cosa dice la norma? A partire dalla legge Zampa, quindi a partire dal 2017, e poi che cosa aggiunge la norma adesso? A volte sono un po' ripetitiva, ma perché per me è importante che si capisca. Allora, innanzitutto dice che nel momento in cui il minore straniero è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, la prima cosa da fare è l'inserimento in una struttura di prima accoglienza. Le strutture di prima accoglienza rimangono in vigore ancora oggi come il primo livello di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, anche a seguito della riforma. Okay? Quindi la struttura di prima accoglienza dove in teoria appunto si fanno dei colloqui sociali per ricostruire la storia, la vicenda del minore, alla presenza di mediatori, lo si mette in sicurezza, si fa tutto quello che è nel superiore interesse del minore, prima di tutto, in teoria. E quindi si approfondisce la storia personale, si fa emergere ogni elemento utile alla sua protezione, compresa la presenza di familiari, per esempio, sul territorio. E poi alla presenza del mediatore e solo successivamente si fanno i passi successivi ove sia necessario effettuare l'accertamento dell'età e adesso vediamo quando. La norma dice si fa la procedura di accertamento dell'età nei casi di dubbi
fondati relativi all'età del minore. Che cosa significa dubbi fondati? La giurisprudenza si è sbizzarrita su questo, devo dire che soprattutto in ragione del fatto che una procura che mi sembra che fosse Trieste aveva proprio fatto una direttiva abbastanza peggiorativa, era una procura molto investita, molto sensibile in ragione della rotta balcanica. E in realtà la procura riteneva che si dovesse fare l'accertamento dell'età quando potevo dubitare che era minore. Se io dubbi non ce li ho perché penso che è maggiorenne, diceva la procura, in realtà non devo fare la procedura di accertamento dell'età. E questa fu la fase in cui abbiamo riniziato, dopo un percorso virtuoso, a rivedere anche qualche minore straniero non accompagnato nei CPR. Siccome se non sono espellibili, non sono nemmeno trattenibili. I minori capitava per mancanza di per una identificazione sbagliata e quando non veniva fatto l'accertamento dell'età, proprio in virtù del fatto che ritenevano che se io non ho dubbi, anche se quello si dichiara minorenne, non devo fare la procedura di accertamento. Abbiamo visto in quella fase anche alcune prassi un po'. In teoria, nei dubbi fondati è se il minore mi dice che è minore. E io non ci credo, devo fare l'accertamento dell'età, ok? Non lo posso trattare da maggiorenne se ho degli elementi che possono mettere in dubbio, elementi di qualsiasi tipo, ok? Compresa la dichiarazione del minore. E che cosa dice? Dice che la procedura di accertamento dell'età deve essere fatta in questo modo. Dice innanzitutto che la prima verifica che deve essere fatta è un accertamento in via principale attraverso il documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatiche e consolari. Quindi, prima in teoria di fare l'accertamento socio-sanitario, devo chiedere al minore se ha un documento anagrafico. Adesso poi vediamo che cosa significa documento anagrafico. Documento anagrafico che potrebbe non avere in quel momento. Il fatto che non ce l'abbia in quel momento non significa che lo devo sottoporre immediatamente all'accertamento sociosanitario, tant'è che la norma dice mi posso anche avvalere della collaborazione delle autorità diplomatiche e consolari. Se non si tratta di richiedente asilo, posso chiedere al minore il consenso di rivolgermi all'autorità consolare per vedere se nell'immediatezza non gli rilasciano un documento anagrafico con cui io posso accertare la sua età, ok? Quindi devo fare il colloquio col minore e cercare di capire se in qualche modo attraverso l'autorità consolare o attraverso dei contatti nel paese di origine si può procurare un documento anagrafico utile all'identificazione. In teoria non posso procedere all'accertamento socio-sanitario se è possibile reperire un documento anagrafico, in teoria. Adesso poi vediamo. Che cosa significa documento anagrafico? Vi risulta? Lo avete applicato bene finora? Ok. Documento anagrafico. Finora la legge diceva soltanto documento anagrafico, non specificava altro. Contemporaneamente vi era una norma che si applicava solo ai minori vittime di tratta, di poco prima della legge Zampa, a cui la norma sull'accertamento dell'età si è ispirata e che molto spesso la giurisprudenza ha letto insieme come si completavano a vicenda, che diceva che cosa? Diceva in teoria che documento idoneo per l'accertamento era il passaporto. Grazie. Il passaporto in realtà non ci sono dubbi, il passaporto ovviamente in copia. O documento di identità anche non in corso di validità. Quindi documento anagrafico sicuramente in virtù di questa norma è anche una vecchia carta di identità scaduta, ok? Che quindi significhi tutti i documenti di riconoscimento. Documenti di riconoscimento sono tutti quei documenti che oltre alle generalità recano una fotografia. In realtà, su questo pure la giurisprudenza è stata chiamata a decidere perché la integrazione con il DPCM 234 del 2016 è limitativo, perché la legge Zampa sembra aver fatto un passaggio ulteriore parlando solo di documenti anagrafici. E qui parlando di documenti anagrafici, che è una categoria più ampia del documento di riconoscimento, il certificato di nascita
per la legge Zampa, che non reca quindi la fotografia, dovrebbe essere idoneo a accertare l'età del minore anche senza l'accertamento sociosanitario. Ok? E la Cassazione su questo è stata abbastanza chiara, nel senso che non è necessario richiedere sempre che si tratti di un documento di riconoscimento. Poi in realtà vediamo che le autorità di PS e nei centri, eccetera, non essendoci la foto, molto spesso davanti a un documento che non è un documento di riconoscimento si dice che non è sufficiente per l'accertamento dell'età. Ma la norma, se vediamo, ci dice che qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafica, anche avvalendosi della collaborazione dell'autorità diplomatico e consolare. Quindi ci parla soltanto di documento anagrafico. A tutti gli effetti sono tutti quei documenti che accertino le generalità della persona, compresi i certificati di nascita. La norma come continua? Dice si può fare l'accertamento sociosanitario soltanto qualora permangono dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore. Non era possibile trovare un documento anagrafico, o su quel documento anagrafico ho dei dubbi fondati. Dei dubbi fondati significa che devo motivarli, non posso semplicemente dire non c'è la fotografia, secondo me, la giurisprudenza su questo, la Cassazione è stata abbastanza chiara. Ma in ogni caso devo motivarli, e a quel punto si può richiedere all'autorità giudiziaria di procedere all'accertamento, badate bene, si chiama socio-sanitario. Pongo l'accento su socio-sanitario perché la nuova procedura parla solo di accertamento sanitario, invece quasi a diffine. Quindi socio-sanitario significa tutta una serie di cose. Innanzitutto la prima cosa che ci interessa è che io, autorità di PS, sì, io autorità di PS faccio l'accertamento, richiedo di disporre esami sociosanitari, quindi viene disposto dalla procura, non lo dispongo io. Io dico alla procura, ho fatto il colloquio, la persona l'ho identificata, sono emersi questi elementi, si tratta di minore straniero non accompagnato, ho verificato se aveva dei documenti di anagrafici, non c'erano i documenti, mi sono rivolto, non mi sono rivolto all'autorità consolare, era richiedente asilo, quindi faccio una relazione e dico, siccome ho dei dubbi fondati, per queste ragioni qui, mi disponi l'accertamento sociosanitario? E quindi è la procura a doverlo disporre. Adesso vediamo questo che cosa significa. Lo straniero è informato con l'ausilio di un mediatore in una lingua che possa capire, in conformità al suo grado di maturità, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami sociosanitari, e che le conseguenze ovviamente saranno utilizzate, bla bla bla. Tali informazioni devono essere fornite anche alla persona che temporaneamente esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore. E questo chiarisce che l'accertamento, che deve essere disposto dalla procura, deve essere ovviamente accettato dalla persona, quindi occorre un consenso informato del minore e di colui che gestisce e esercita i poteri tutelari anche temporaneamente, che voi sapete essere il responsabile della comunità di accoglienza, temporaneamente, fino alla nomina del tutore successivamente. La norma ci dice che, così come modificata dal DL 133, l'accertamento sociosanitario deve essere comunque concluso entro 60 giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4, quindi dall'atto della procura del Tribunale per i minorenni che dispone l'accertamento. A me non è capitato di vedere grandi ritardi su questi accertamenti, però in teoria a partire da questo decreto, poi convertito, oggi vi è un termine per la conclusione dell'accertamento sociosanitario. Dice inoltre che deve essere svolto in un ambiente idoneo, con un approccio multidisciplinare, da professionisti adeguatamente formati. Allora, a seguito
dell'accertamento dell'età e poi vediamo su come viene fatto. Quindi a seguito dell'accertamento sociosanitario, l'accertamento viene trasmesso alla procura che chiede al tribunale per i minorenni, ex articolo 19 bis, comma 9, un provvedimento del tribunale per i minorenni che attribuisce l'età al minore. Quindi vi è un vero e proprio decreto del tribunale per i minorenni che attribuisce l'età al minore. Perché ripongo l'accento su questo? Perché non si capisce se la procedura oggi disciplinata da norma lo preveda anche per la procedura di emergenza. Adesso ci torno, ok? Quindi siamo certi che nella procedura ordinaria vi sono questi passaggi. Ho dei dubbi, lo chiedo alla procura, la procura lo dispone. Effettuo l'accertamento sociosanitario con le modalità che adesso vedremo. Gli esiti dell'accertamento vengono consegnati al tutore, al minore e trasmessi alla procura. La procura trasmette al tribunale per i minorenni che fa un decreto di attribuzione dell'età. Quindi non accerta solo se è maggiore o minore, ma attribuisce l'età al minore sulla base delle risultanze degli elementi. Degli elementi acquisiti. Ok? Il decreto Cutro, questo l'ha lasciato immutato, è l'ultimo decreto che è intervenuto su questo, che adesso ci arriviamo. Stiamo vedendo però la procedura ordinaria che è ancora in essere e che è ancora immutata. Sì. Allora, sì, ripeto da casa perché non sentono le domande. Che significa che i dubbi debbano essere motivati? Significa che nel momento in cui io chiedo alla procura di disporre l'accertamento, devo dare conto e ragione del perché ho dei dubbi su quell'età e quindi sicuramente dovrò relazionare su quello che ho acquisito durante il colloquio sociale con il minore. Devo relazionare sull'esistenza o meno di certificati anagrafici, se ho o meno dato il tempo al minore di procurarsi dei certificati anagrafici, ok, dei documenti anagrafici. Dopodiché, ovviamente, se li ho acquisiti, devo motivare del perché metto in dubbio la loro autenticità, per esempio, perché non. E quindi significa che la pubblica amministrazione è chiamata a delle verifiche, ok? E a motivare le ragioni per cui chiede l'accertamento sociosanitario, perché la procura, quando lo disporrà, dovrà verificare se è stato fatto tutto quanto è quello che è disposto dalla legge. Per esempio, se io dico è arrivato il minore, l'ho accolto, ho dei dubbi sulla sua età e basta, la procura potrebbe dirmi, in teoria potrebbe rimandarmi indietro e dire ok, prima chiedergli se c'è un documento di anagrafico, ok? Perché in via principale io devo verificare la possibilità di accertare l'età del minore attraverso documenti anagrafici. Su questo torniamo perché è stato tutto modificato. Sull'accoglienza torniamo. Sì, su questo torniamo. Ok, quindi mi chiedevano sull'accoglienza, ma siccome l'accoglienza è stata riformata e c'è l'articolo 19, adesso l'andiamo a vedere, ok? In teoria, però, nel posto in cui accolgo in prima accoglienza la persona, devo fare tutte le verifiche e devo eventualmente verificare se ci sono dubbi sulla sua minorità e se va accertata mediante procedura sociosanitaria. Quindi, come va fatta questa procedura sociosanitaria? Anche su questo è intervenuta la norma, il DL. Laddove ha previsto che, ecco qui, è previsto un richiamo esplicito che prima non c'era, al fatto che l'accertamento sociosanitario viene fatto attraverso le modalità previste dal protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati adottati
dalla conferenza unificata di quell'articolo 9,2 del decreto legislativo 28 agosto 97, numero 281. Quindi un protocollo che era stato adottato dalla conferenza Stato-Regioni e che ci dice delle cose molto interessanti. Sì. Ci dice delle cose molto interessanti, perché che cosa ci dice questo il protocollo, che adesso è richiamato esplicitamente, che una volta che la procura abbia disposto l'accertamento, e di solito la procura ci dice dove verrà fatto, eccetera, eccetera. L'accertamento deve essere fatto in queste modalità, da questa equip, queste equip multidisciplinari che, secondo il decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto dovranno essere create su tutto il territorio nazionale. E sono delle equip formate da alcuni professionisti specifici previsti dalla norma. In particolare è prevista la presenza di un assistente sociale in servizio presso il Servizio Sanitario Nazionale, un mediatore culturale, uno psicologo dell'età evolutiva o un neuropsichiatra infantile e un pediatra, sempre in servizio al Servizio Sanitario in servizio presso il Servizio Sanitario Nazionale, un pediatra con competenze aziologiche. Con competenze aziologiche sono quelle competenze medico-legale che ci permettono la conoscenza dei metodi di accertamento dell'età, quindi non un pediatra qualsiasi, ma un pediatra che dimostri di avere quelle competenze medico-legali specifiche. Ok? Di questo adesso parliamo. E poi ci dice che questa equip multidisciplinare deve fare l'accertamento secondo una modalità che è in fasi successive di carattere sequenziale e incrementale. Che cosa significa? Significa che in teoria c'è un ordine prestabilito degli esami che devo fare, perché la legge, il protocollo presuppone che gli esami siano ad invadenza maggiore e crescente, e quindi io devo fare quello più invasivo solo se quello precedente non mi dà certezza, ok? E posso fare quello successivo, mi dice la Cassazione, solo se quello precedente non mi ha dato certezza e devo motivare in teoria nel certificato perché ho fatto il successivo. Non è che li faccio tutti di default. E quali sono questi esami? Un primo colloquio sociale, voi direte, l'ha già fatto, però un colloquio sociale specifico che mi permetta, c'è proprio nel protocollo, c'è proprio un facsimile delle informazioni utili per l'accertamento dell'età, che mi permetta di collocare quella persona in spazio-temporalmente ai fini della determinazione della sua età, quindi mi possa dare degli elementi utili a corroborare le sue dichiarazioni, per esempio. Dopodiché c'è una valutazione psicologica o neuropsichiatrica finalizzata a verificare l'età evolutiva. Anche lì, di nuovo, ci sono una serie di informazioni che mi permettono di capire, di mettere quella persona, di incasellare quella persona negli standard evolutivi che mi permettono di determinare l'età. Solo successivamente, se questi due esami precedentemente non mi hanno dato dei risultati, posso fare la visita pediatrica aziologica, che fa riferimento a tutta una serie di esami, tra cui misure antropometriche, quali peso ed altezza, che voi sapete hanno delle categorie evolutive, no? E che però devono essere letti, ci dice il protocollo, in maniera integrata, da integrare i parametri esistenti qui con altri parametri, compresi quelli del paese di provenienza, in modo da darmi degli elementi che possano tenere in conto la provenienza, la storia di quella persona, perché ovviamente come ha mangiato, dove è stato, come ha vissuto, ha un risvolto necessario sulla crescita di quella persona. E successivamente anche a ulteriori esami, quali la visite per verificare lo sviluppo puberale. E ci dice il protocollo, soltanto e soltanto se ho ancora dei dubbi, posso ricorrere all'esecuzione di accertamenti diagnostici per immagini, e quindi al famoso discusso l'RX del polso.
L'RX del polso, che secondo il protocollo lo devo fare veramente come extrema ratio, perché in assoluto l'esame è più invasivo, ok? Anche in ragione del fatto che espone le persone a radio, eccetera, eccetera. In particolare poi, dice il protocollo, occhio che se faccio poi effettivamente l'esame radiografico, questo non posso farlo, non lo posso analizzare in qualsiasi modo, ma devo fare riferimento al metodo di analisi, il cosiddetto TW3. Quindi quando andiamo a vedere i certificati, fino adesso era abbastanza completo, vedremo che succederà con la nuova procedura. Ma in teoria dobbiamo andare a vedere che almeno l'esame radiografico rechi la dicitura TW3, che è il cosiddetto Tanner Whitehouse 3, che è un metodo appunto maggiormente integrato, che ci permette di ridurre i margini di errore, nonostante, e questa è l'altra cosa che dice il protocollo chiaramente, il margine di errore deve essere sempre indicato, perché nessun metodo comunque è un metodo certo. Voi immaginate che state definendo l'età di una persona sulla base del suo corpo. È un atto quasi di, io lo chiamo quasi di stregoneria, nel senso che se ci pensate, alla fine, in effetti, tutti questi metodi incrociati danno un margine di errore comunque che è più 2 meno 2. Sapete che significa? Che la persona a 18 anni più 2 meno 2 potrebbe averne 16 e potrebbe averne 20. Ok? Quindi la cosa anche importante è che ci dice poi che nel momento in cui c'è il margine di errore, ovviamente la persona deve essere trattata come se fosse minore. Il margine di errore è necessario, la sua indicazione ai fini della validità degli esami, e soprattutto è fondamentale perché nel momento in cui c'è un margine di errore, io devo trattare la persona con il margine di errore che lo quello più favorevole. Ok? Ci siamo, questa era la procedura che rimane in vigore, specifica con la specificazione solo del protocollo. Adesso andiamo a vedere che cosa succede per il futuro. Questo 19 più 2 meno 2 è minore. Andiamo alla procedura nuova. Allora, la procedura nuova è questa. La procedura disciplinata all'interno del 19 bis, che è l'articolo che stiamo vedendo, viene inserito dopo il comma 6, che è quello della procedura ordinaria, un comma 6 ter, che dice, tenetevi forte. Allora, dice, in deroga al comma 6, si può fare questa procedura straordinaria quando, in casi di arrivi consistenti multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28 bis, adesso ci torniamo, che cosa questo cos'è, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera. Dicevano qui sempre. Sembrerebbe in effetti sempre. Ora bisognerà vedere come lo interpreta la giurisprudenza e anche e soprattutto come verificare la legittimità della sottoposizione alla procedura straordinaria, perché come vediamo adesso questa procedura straordinaria è in mano all'autorità di pubblica sicurezza, che come abbiamo visto nella procedura ordinaria fa l'identificazione, ma non è coinvolta nell'accertamento dell'età. Invece qui è l'autorità di pubblica sicurezza che nell'immediatezza fa tutta la procedura nelle modalità che adesso vediamo. Quindi chi valuterà se l'autorità di pubblica sicurezza poteva effettivamente fare la procedura straordinaria? Vedremo, ok? In teoria la procura, che ha comunque un ruolo, adesso vediamo. Quindi, e anche qui dobbiamo capire come si leggono questi in caso di virgola, 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 perché sembrerebbe di arrivi consistenti multipli e ravvicinati, quindi sembrerebbe una situazione emergenziale, ok? Ma poi se andiamo a vedere l'altra casistica, in particolare di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, sembrerebbe praticamente per ogni minore che si trova sul territorio entrato irregolarmente. E allora, l'ipotesi, il caso di arrivi consistenti è un'ipotesi che deve esserci sempre anche nelle
In aggiunta a quelli successivi, cioè deve esserci un arrivo consistente, multiplo e ravvicinato di persone, tale per cui lo Stato si trova in una situazione di emergenza e quindi sottopone la persona alla procedura straordinaria anche sul territorio nazionale dopo averlo fermato? Oppure basta che non è necessario che ci siano arrivi consistenti e quindi una situazione non di emergenza e è sufficiente che ci sia solo l'ipotesi dell'ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera? Mi spiego? Cambia totalmente. Noi dobbiamo cercare di perché altrimenti la procedura ordinaria non si applica più. Soprattutto perché adesso lo vedremo. In realtà questa norma è molto contraria a quello che la Cassazione ha stabilito essere i principi comunque dell'accertamento dell'età. E poi ci torniamo, però prima vediamo che cosa dice. Quindi dice, in questi casi l'autorità di pubblica sicurezza nell'immediatezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o altri accertamenti sanitari. Vedete, scompare la parola sociosanitario, socio non esiste più. Ma si parla di rilievi antropometrici o altri accertamenti sanitari che l'autorità di pubblica sicurezza nell'identificazione della persona può disporre. Ok? E ci dice anche rilievi antropometrici o accertamenti sanitari anche radiografici, e su questo poi torniamo, volti all'individuazione dell'età. L'unica cosa che deve fare l'autorità di pubblica sicurezza è darne immediata comunicazione alla procura, quindi prima di svolgere l'accertamento sociosanitario deve segnalare alla procura e io immagino che la procura dovrà dire mi trovo in un caso in cui vi è stato un caso di arrivo consistente, allora la procura forse lì può fare una limitazione dicendo no, semmai fai la procedura normale, 10, no? Rimettere l'autorità di pubblica sicurezza nella carreggiata della procedura normale, perché in teoria dovrebbe l'autorità, la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni deve autorizzare, ok? Deve autorizzare l'esecuzione, la deve autorizzare in forma scritta, ok? Quindi probabilmente la norma dice nei casi di particolare urgenza, anche qui l'autorità di PS lo deve motivare e la procura ne deve prendere atto, l'autorizzazione può essere data anche oralmente e successivamente confermata per iscritto. Ci immaginiamo la situazione in cui in frontiera viene allertata la procura dicendo c'ho 30 minori che ci dichiarano minori, c'è cioè questa situazione qui, mi autorizzi e poi domani me lo mandi per iscritto? Anche qui la procura dovrebbe essere molto attenta, ci aspettiamo che sarà molto attenta proprio perché c'è una legge che prevede tutta una serie di principi nell'autorizzare in estrema ratio, eventualmente in forma orale e non in casi massivi, perché altrimenti non riesce a fare una verifica concreta del se al minore è stato chiesto un documento, se aveva un documento, eccetera, eccetera. Quindi non autorizzazioni collettive, per esempio. Però su questo bisognerà vedere. È chiaro su questo? Ok. Quindi vi dico tutti i miei dubbi. Allora, quindi a differenza abbiamo visto della procedura normale, qui è l'autorità di PS che, aspetta, faccio un passo prima avanti, che fa? Mi chiama la procura o mi scrive alla procura, chiede l'autorizzazione, la procura autorizza per iscritto in forma orale e poi successivamente per iscritto e l'autorità di pubblica sicurezza autorizzata sottopone il minore straniero non accompagnato presunto tale alla procedura di accertamento dell'età tramite rilievi antropometrici. Qui non c'è, vedete, nessuna menzione dell'equipe multidisciplinare, del colloquio sociale, della presenza del mediatore, della presenza del tutore. Probabilmente io penso che in ogni caso, questi principi, siccome sono regolati non dal comma, non dal comma 6, ma dai commi precedenti, cioè l'accoglienza comunque in prima accoglienza, la presenza del mediatore, il colloquio sociale, eccetera, eccetera, sono disciplinati dai commi precedenti, quindi non sono derogati.
E quindi secondo me, comunque, a garanzia del minore dovrà essere disposta la presenza del mediatore, eccetera. Però vedremo. Okay? L'altra cosa è che si parla di rilievi antropometrici, accertamenti sanitari e anche radiografici. Sembrerebbe autorizzare tutto e temiamo un ritorno alle radiografie per tutti, senza niente. Ovviamente, anche se qui non c'è scritto, in realtà il protocollo che è richiamato soltanto per la disciplina numero 6, per di cui al comma 6, prevede dei principi che sono applicabili da sempre per tutti i minori. Quindi anche qui probabilmente quando troveremo quegli accertamenti che hanno a che fare solo con le radiografie, li potremo contestare in ragione dei principi previsti comunque dal protocollo, il consenso del consenso informato, l'esame multidisciplinare, il fatto che la radiografia da nessun metodo da solo è sufficiente per accertare l'età, l'indicazione del margine d'errore, tutti quei principi che abbiamo visto prima. A mio parere devono per forza applicarsi anche alla procedura, così, anche se appunto le parole sembrano impoverire moltissimo la procedura, soprattutto perché non c'è riferimento all'equipe multidisciplinare. Ok? Quindi l'autorità di pubblica sicurezza fa l'accertamento e poi dice la norma. Redige un verbale delle attività compiute, non si capisce bene. Sembra un verbale come quando vai a fare la denuncia querela, cioè la pubblica sicurezza redige un verbale contenente l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore. Questo verbale di polizia, quindi, è notificato allo straniero e contestualmente all'esercente i poteri tutelari, che quindi sarà presente, evidentemente. Ove nominato, ed è trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle 48 ore successive. Quindi l'autorità di pubblica sicurezza redige il verbale, mette l'esito delle operazioni, indica il margine di errore e lo consegna all'interessato, all'esercente i poteri tutelari e lo trasmette alla Procura. Il verbale, qui è veramente la parte più oscura a mio parere, si capisce che c'è una procedura parallela anche sulla contestazione di questo verbale, perché la norma dice che il verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia e i minorenni, no, questo è davanti al tribunale per i minorenni entro 5 giorni dalla notifica. Faccio un passo indietro. Mentre il decreto del Tribunale per i minorenni che mi attribuisce l'età è un decreto di un giudice e in quanto decreto del giudice può essere oggetto di impugnazione e quindi può essere reclamato entro 10 giorni, questa norma fa riferimento a un'impugnazione del verbale, quindi della possibilità che debba essere impugnato il verbale. Con un termine diverso, 5 invece che 10 giorni, e dice anche che l'impugnazione non ha effetto sospensivo automatico come l'altro, ma la sospensione deve essere dichiarata dal Tribunale per i minorenni. Quindi, decorsi i termini, in teoria, se non c'è la sospensione, l'accertamento che abbia il verbale che contenga un accertamento di maggiore età potrebbe avere delle conseguenze in termini anche di espulsione. Mi seguite? Mi seguite? Ok. Ora non è chiaro, e su questo perché c'è la relazione della commissione parlamentare che dice anche per la procedura straordinaria, siccome questa norma di cui stiamo parlando è inserita nel comma 6 bis. Quindi all'interno dell'articolo e il decreto del Tribunale per i minorenni di attribuzione dell'età è inserito a dei commi successivi, all'articolo 9, la Commissione parlamentare dice noi dobbiamo ritenere che anche nella procedura straordinaria il Tribunale per i minorenni dovrà comunque fare un decreto di attribuzione dell'età. E quindi sembrerebbe dire la Commissione, viene trasmesso il verbale alla Procura e la Procura lo trasmetterà per eventualmente il decreto di attribuzione. Ma io penso che, cioè, dobbiamo credere che sia così, ma è difficile immaginare come si coniuga l'impugnazione, perché il verbale può essere impugnato,
E quindi sembrerebbe invece che non ne segue un altro decreto, che poi se no segue un'altra impugnazione, mi capite? Quindi qui c'è proprio un problema sistematico di capire chi impugna cosa dove. Ok? Ed è un problematico questo, perché dovremmo capire che cosa fare. Peraltro 5 giorni è un termine brevissimo. Ok? In frontiera. E soprattutto quando diventa definitivo? Sì, in teoria il minore dovrebbe trovare un avvocato per poter impugnare il... È davvero una questione. Lo era già per l'impugnazione del decreto del Tribunale per i minori animali, ci sono già tante cadenzie, no? In teoria sempre dovrebbe applicarsi la norma di cui parlavamo prima, che ove non è nominato è sempre il responsabile della struttura d'accoglienza. Il tutore potrebbe, come tutti gli atti che riguardano il minore, lo può impugnare, può dare mandato il minore o può dare mandato direttamente il tutore. Il problema è, e se non è accolto, perché non è chiaro se qui nell'immediatezza è accolto presso una struttura di prima accoglienza. La norma non è chiarissima su questo. E questo, questa è la questione, di cercare di capire come si colloca questo comma dentro a tutti i principi che in realtà ci sono, cioè non vengono derogati, perché la norma parla solo di deroga all'articolo 6, alla procedura ordinaria, non a tutte le altre norme. Quindi in teoria dovrebbe essere, il comma 1 ti dice che dovrebbe essere accolto in prima accoglienza. Adesso poi vediamo, ok? Quindi dovrebbe prima essere accolto e poi eventualmente identificato, eccetera, eccetera. Questo per come è scritto sembrerebbe un'eccezione assoluta, però io credo che deve essere comunque letto in conformità con gli altri commi, per cui nell'immediatezza ok, ma la prima accoglienza la devi comunque fare, devi fare comunque un colloquio sociale, gli devi chiedere comunque se si può procurare dei documenti anagrafici, perché questo sostituisce l'accertamento socio-sanitario che tu puoi fare se il minore non ha documenti anagrafici. Per cui il colloquio in cui tu gli dici ma tu potresti procurare dei documenti anagrafici, che è previsto dal comma precedente, non è derogato e quindi tu lo dovresti fare. Ok? Temo, per come è scritta, che sarà usata soprattutto nei primi momenti, fino a che la giurisprudenza non ribadisce alcuni principi, un po' all'impazzata, come fu per le procedure amministrative pre-legge Zampa. E su questo è quello che dobbiamo monitorare, perché che cosa succederà? Succederà che vedremo verbali di polizia, molto probabilmente, che dichiarano la maggiorità, e lì bisogna vedere. C'è il margine di errore? Dove l'ha fatto? Gli è stato consegnato? Perché la norma sembrerebbe che non preveda neanche la consegna del certificato medico, del referto medico che spiega quali esami sono stati fatti. Perché vedete, vi dice, viene consegnato il verbale contenente l'esito delle operazioni. Ma io credo che il referto sia comunque diritto della persona ottenerlo accanto al verbale. E il problema è che accanto al verbale potremmo vedere, nella migliore delle ipotesi, espulsioni, se non che la persona potrebbe essere allontanata materialmente dei corsi 5 giorni senza impugnazione. Ok? Però il problema è vedere come attivarci quando, come far valere i diritti di queste persone nel momento in cui avremo queste procedure. È chiaro? Domande? Continuo perché andiamo all'accoglienza. Velocemente perché mancano pochi minuti all'accoglienza. Allora, sapevo che ci voleva un po' di tempo. Allora, strutture di prima accoglienza. E viene modificato, come vi dicevo, l'articolo 19. Il 19 che cosa prevede? Prevede che sempre l'accoglienza dei minori a doppi livelli, quindi una prima accoglienza e una seconda accoglienza. La prima accoglienza dice: per esigenze di soccorso, di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza,
istituiti con decreto del Ministero dell'Interno per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni, che ora sono diventati 45, ai fini dell'identificazione che si conclude entro 10 giorni, eccetera, eccetera. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'Interno in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura e gestite dal Ministero dell'Interno. La norma prima prevedeva che sono gestite dal Ministero dell'Interno anche in convenzione con gli enti locali, questa parte è stata abrogata. Quindi in realtà non sono più gestiti in teoria in convenzione con gli enti locali. Vediamo se riesco. Ma i vecchi strani, c'è una parte del genere di No, un'accoglienza. no, no. Dopodiché dice l'articolo 19,2, dice a conclusione della fase di prima accoglienza. I minori non accompagnati sono accolti e di nuovo il sistema come prima, ma con delle modifiche. Vediamo, la prima accoglienza in teoria è il SAI, vecchio SPRAR, ok? In particolare nei progetti specificamente dedicati ai soggetti vulnerabili. La capienza del sistema è commisurata, dice la norma, secondo la nuova dicitura, alle effettive presenze dei minori non accompagnati nei centri di cui al comma 1 e 3 bis. Comma 1 è centri di prima accoglienza, 3 bis adesso lo vediamo. Quindi la prima accoglienza in teoria è pensata nei SAI. Continua. Dice, in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1, quindi prima accoglienza, 2 SAI e 3 bis, l'assistenza è 3 bis, adesso vediamo qual è, sono i CAS minori. L'assistenza è prevista nelle strutture del comune. Voi vi ricordate, la norma prima diceva centro di prima accoglienza e poi SAI e poi comune, se non è possibile nel comune, nel CAS. Adesso questo è invertito, per cui è prima accoglienza, SAI, CAS. Se non c'è posto nemmeno nei CAS, 3 bis in realtà è complesso, adesso vediamo che tipi di CAS. Il comune, quindi il comune adesso con le proprie strutture è ultima possibilità. Quando tutto il sistema non accoglie, quindi il comune con le strutture per minori normali, diciamo, in teoria potrebbe non accogliere quasi mai. È chiaro? Andiamo a vedere che è chiaro? È chiaro sicuro? Adesso di questo parliamo, perché se no, finiamo questa cosa perché se no in teoria no. Allora, quindi ripeto, allora, in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 1, prima accoglienza, 2, sai, e 3 bis, CAS. Come vediamo adesso, sopperisce la struttura del comune. Ok? Quindi questo significa che i CAS oggi saranno e saranno sempre di più perché sappiamo che il SAI non è capiente a sufficienza, saranno la principale modalità di accoglienza dei minori, probabilmente anche in prima accoglienza. Ok? Strutture di accoglienza straordinarie. Che cosa dice la norma il 3 bis sui CAS? Dice, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, qualora i minori non possano essere accolti nelle strutture di cui al comma 1 e 2, quindi prima accoglienza se è finita, o 2 SAI, possono essere disposte dal prefetto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, 2 e comma 1, no scusatemi, la norma dice ai sensi dell'articolo 11 nei CAS, ok? CAS dedicati ai minori in primo ordine, i CAS minori, la cui capienza però viene modificata dalla norma, perché voi sapete, vengono aumentati del 50%, i CAS minori avevano finora un'accoglienza fino a 50 posti, che può essere portata fino a 75, quindi. Quindi CAS minori con anche 75 minori dentro. Non solo, no,
No, arrivo, arrivo. Che dice la norma? Dice in principio. Adesso lo vediamo tutto. Allora dice, ovviamente nel caso minori, che la cui è previsto che nei casi, come vi dicevo, di estrema urgenza possa essere aumentata al 50%, questa, la struttura dell'accoglienza dei CAS minori ovviamente non può essere disposta per minori che non abbiano compiuto 14 anni. Quindi comunque i CAS minori sempre sopra i 14 anni. Ok? Ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 nel 6. Quindi in teoria tu rimani nel CAS fin tanto che non si libera il posto nel 6. Non c'è un limite di tempo massimo. Quindi potenzialmente potresti rimanere nel CAS molto, diciamo. Continua, perché la norma non è Scusa finita Cristina, qui. ma è Sì. un chiarimento che chiede Paola Graziosi. Dice: questo sistema dei SAI e dei CAS vale soltanto nel caso in cui il minore faccia richiesta di asilo? No, perché questa è l'accoglienza dei minori, sia minori non richiedenti asilo che richiedenti asilo. Come abbiamo detto all'inizio, l'accoglienza dei minori non richiedenti asilo cambia parzialmente successivamente alla maggiore età, ma adesso poi lo vediamo, ok? Perché il richiedente asilo in teoria rimane, rimane anche nel CAS. Ok? Allora, quindi, abbiamo detto, prima accoglienza, SAI, se non c'è posto, CAS minori anche aumentato, per i minori fino dai 14 anni in su. La norma dice poi che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui è presente comma, quindi di CAS minori, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a 16 anni, in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di quegli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 142 del 2015. Questo ovviamente in casi di momentanea indisponibilità per minori sopra i 16 anni per un tempo non superiore a 90 giorni, mentre per il CAS minori non è previsto un termine massimo, ma è fin tanto che non si libera un posto nel SAI. Questi qui, che sono i centri governativi per adulti e i CAS per adulti, è possibile soltanto per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati maggiori di 16 anni e per un tempo non superiore a 90 giorni, diceva il DL 183, la legge di conversione ha aggiunto prorogabili per ulteriori 60 giorni. E questo è comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate. Non si capisce se poi è 60 giorni e poi lo devi trasferire o questo nei limiti delle risorse che significa? Se significa che se poi però non c'è disponibilità di risorse comunque ci rimane. Però si tratta di l'accoglienza appunto possibile nei CAS e nei centri governativi per adulti, in apposite sezioni dedicate. In realtà, come diceva Maria Franca, questa norma arriva a dare copertura normativa ad una prassi che stavamo già vedendo un po', soprattutto in frontiera, soprattutto al sud, di grandi centri governativi, Cifali è un esempio, ma anche nel Crotonese, molti, di centri per adulti che ospitavano minori. Già. Okay, che quindi non avevano nessuna copertura normativa e su cui vi ricorderete la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo era già intervenuta a condannare l'Italia almeno 2 o 3 volte. Ok? Questo è importante in realtà perché nonostante l'entrata in vigore della norma, io vi dico che recentemente la Corte Europea è già intervenuto su un articolo 39, quindi un ricorso d'urgenza presentato da un minore accolto in un centro, in cui la Corte ha disposto il trasferimento del minore dalla struttura per adulti a una struttura per minori, ritenendo illegittima quell'accoglienza. Quindi anche qui ci sta da chiedersi se, nonostante la copertura normativa, al vaglio della Corte europea si potrà ritenere, la direttiva su questo non dà molti appigli, ma se si può ritenere che quell'accoglienza è idonea per il minore. Perché lo dico? Adesso arriva la domanda. Lo dico ancora di più perché in realtà la norma, peraltro,
a mio parere, ha molto dubbia come legittimità, perché richiama i centri di quell'articolo 9 e 11. Gli 11 sono i CAF per adulti, ma in realtà è seguito della riforma del decreto legge 20 del 2023, vi ricorderete, all'articolo 11 era stato inserito un comma 2 bis che prevedeva che oltre ai CAS, ancora non li abbiamo visti entrare in vigore, vi fossero normate delle strutture di accoglienza provvisoria. Voi sapete, i CAS col decreto legge 20 erano già stati molto depauperati dei servizi di accoglienza. La norma dice che questi centri comunque che accolgono minori devono avere gli stessi servizi previsti per gli altri centri dei minori. Quindi in teoria all'interno della sezione speciale de dedicata ai minori dovresti comunque fornire più servizi di quelli che dai nel CAS normale. Ma soprattutto, richiamando l'articolo 11, è possibile che la norma preveda non solo l'accoglienza dei minori nel CAS, ma anche in queste strutture di accoglienza provvisoria? Voi sapete, queste strutture di accoglienza provvisoria hanno ancora meno di quanto hanno i CAS, perché i CAS oggi, saprete, dopo il decreto 20, del decreto legge 20, gli hanno tolto, per esempio, l'assistenza legale. Nelle strutture di accoglienza provvisoria, se andiamo a vedere i servizi enunciati dalla norma, sembrano molto di più delle accoglienze in emergenza freddo, cioè quelle che noi ci ricordiamo dell'accoglienza freddo: vitto, alloggio, il minimo indispensabile, le ore di mediazione sono pochissime. Vedremo ancora queste strutture non le abbiamo viste messe in funzione, non è uscito un bando, niente, per cui ad oggi sono attivi solo i CAS adulti in cui possono essere accolti. A mio parere, la norma, anche se richiama l'articolo 11, non può portare all'accoglienza in strutture di accoglienza provvisoria dei minori, però. E soprattutto, come vi dicevo, anche se c'è la copertura normativa, la Corte europea 3 giorni fa ha disposto il trasferimento del minore dal CAS adulti al centro per minori. Okay, nonostante l'emergenza, nonostante tutto, perché ha ritenuto che l'accoglienza non fosse idonea e integrasse il rischio di trattamenti inumani e degradanti, perché sapete che l'articolo 39, peraltro, può essere attivato come procedura d'urgenza e la Corte decide in 48 ore, quando vi è il rischio di trattamenti inumani e degradanti. In questo caso era una struttura del sud molto grande, con delle condizioni molto critiche, eccetera, eccetera. Sì, è stato disposto immediatamente il trasferimento. Ci siete? Continuo? L'ultimo, perché dovevamo chiudere, eh? La domanda. Sì. Io come struttura. A parte, cioè, su questo possiamo parlare. Allora, innanzitutto le strutture hanno tanti margini perché la sezione deve essere una sezione dedicata. Quindi la prima cosa è che il prefetto lo può disporre, ma poi magari su questo lo sapete più voi. Il prefetto ovviamente inizia un'interlocuzione con i centri e dove non è possibile disporre un'accoglienza dedicata, io credo che l'ente gestore dirà: io non posso disporre una sezione dedicata, non c'è la. Se, La promiscuità è la cosa più rischiosa che può accadere ad un centro d'accoglienza. Se succede qualcosa, ne rispondono tutti. Quindi, innanzitutto, secondo me, l'ente gestore ha la capacità di interloquire con la prefettura dicendo se è in grado o no di predisporre una sezione dedicata in cui il minore è in accoglienza e in sicurezza. Ok? Ovviamente, oltretutto, tenendo in considerazione che i CAS sono stati riformati anche nella loro capienza, anche i CAS per adulti, per cui oggi i CAS per adulti è stato previsto che anche loro possano aumentare la capienza fino al 50% in più rispetto alla, quindi derogando le norme e i criteri di capienza, e quindi oggi saranno super sovraffollati. Quindi per l'ente gestore questo io credo che non solo una possibilità, ma un onere, perché poi una volta che accoglie il minore, se lo accoglie e ritiene che quel minore non è in sicurezza, deve segnalarlo, perché soprattutto se non lo segnala si pone a rischio. Prego. Quindi abbiamo detto, ma questa volta,
Lo ripeto da perché a casa, con l'accoglienza dei CAS diffusi che abbiamo come Caritas, in cui l'accoglienza non è in grandi centri, in cui non c'è un monitoraggio, ma sono strutture molto simili alla semiautonomia, se vogliamo, no? Esatto, in cui l'operatore non è presente come, no? Lì sicuramente non è adeguata all'accoglienza per i minori perché non c'è il personale, non c'è una gestione in autonomia che non è conforme. C'è una domanda di Maria Angelica che chiede chi dispone la procedura presso la Corte europea. Sì, adesso la rispondiamo. Allora, chi dispone la procedura davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo? Allora, la Corte europea dei diritti dell'uomo ci si può rivolgere anche in autonomia. La persona non ha bisogno di un avvocato. Peraltro, con la procedura dell'articolo 39, a differenza del ricorso di merito, a parte rapidissima, se non è venerdì, perché poi non rispondono nel fine settimana loro, se non è venerdì, veramente la Corte europea chiede informazioni al governo in tempo quasi reale. Ovviamente per questo tipo di ipotesi, perché l'articolo 39 è azionato e portato avanti dalla Corte se ritiene che vi siano rischi di violazione degli articoli 2 e 3, diritto alla vita e trattamenti inumani e degradanti, quindi ovviamente quando ci sono condizioni particolarmente critiche di accoglienza del minore, e la persona può farla personalmente. Senza grandi formule, diciamo, non è previsto. Ovviamente se si mette, cioè, ci sono una serie di avvocati, associazioni che si stanno attivando per monitorare su questo e la richiesta viene fatta appunto mandando un fax alla Corte e la Corte risponde direttamente, chiede di solito informazioni al governo se conferma o no che effettivamente quella persona è accolta presso il centro e poi decide, appunto, in questo caso è stato 48 ore, l'ultimo caso che vi dicevo. No, ed è interessante perché è un caso deciso dalla Corte con la norma in vigore, che quindi ritenevamo che dà copertura normativa, cioè dà copertura normativa a quell'accoglienza. Quindi in generale la Corte ha dimostrato che nonostante la copertura normativa, l'accoglienza in un centro per adulti deve essere vagliata attentamente perché se le condizioni non sono tali per cui il minore è garantito, è illegittima. Io dovrei smettere, penso, perché era previsto per le 11:30, ma se ci sono domande possiamo sicuramente rispondere. No, la protezione è quella data per gli ucraini, perché mi chiedono della protezione te temporanea. Allora, c'era una cosa, forse vi dico una cosa prima di lasciarvi, velocissimamente, giusto per segnalarvi che è cambiato. Rispondo prima alla domanda. Allora, ho fatto riferimento alla protezione temporanea facendo riferimento alla protezione ex articolo 20 del testo unico per l'immigrazione, che prevede che in virtù di una direttiva europea, di una norma europea, si preveda nei casi di afflusso massiccio, quindi la situazione degli ucraini, la possibilità di dare accoglienza senza valutare caso per caso, ma semplicemente perché nel caso degli ucraini si tratta di persone fuggite dal conflitto, entrate a seguito dello scoppio del conflitto e quindi da mettere in protezione in ragione della situazione generale. È un permesso di soggiorno che è stato della durata di quell'emergenza, diciamo, che adesso è stato prorogato variamente e che adesso è stato prorogato, mi sembra, fino al marzo del 2025. Sicuramente 2025, non ricordo l'anno, direi marzo. E che però in teoria è un permesso di soggiorno che autorizza il lavoro ma non è convertibile. Bisognerà vedere come ci si comporterà, perché nel frattempo per gli ucraini entrati a seguito dello scoppio della guerra, che quindi hanno diritto a quel permesso, sono state congelate le procedure di asilo. Voi sapete, gli ucraini non possono fare domanda di protezione internazionale, proprio in ragione del fatto che proprio per evitare l'afflusso massiccio e il sovraccarico del sistema di asilo si è data questa forma di protezione. È solo per gli ucraini. Vi dico soltanto un'ultima cosa che è cambiata, che è la conversione del permesso di soggiorno per minore età,
che voi ha avuto due modifiche che ci importa segnalare, vediamo se la ritrovo, se no ve la dico e poi la ritrovate nelle slide. La prima modifica veniva dal DL20, poi convertito, quindi è in vigore da maggio, definitivamente, e che prevede che il permesso di soggiorno per minore età, voi sapete, minore età non motivi familiari, minore età, perché i motivi familiari può essere rinnovato anche alla maggiore età per motivi familiari se la persona continua ad essere a carico del permesso portante. Il permesso di soggiorno per minore età alla maggiore età può essere convertito in un permesso per soggiorno per attesa occupazione, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo. Il decreto legge 20 aveva previsto che in ogni caso la conversione viene fatta, qualsiasi sia il motivo, in un permesso della durata non più di corrispondente al tipo di permesso, ma di un anno massimo. Quindi il primo permesso dopo il compimento della maggiore età, a qualsiasi titolo venga rilasciato, è rilasciato per un anno. Ulteriore modi voi sapete che poi. Vado rapidamente, ma questo permesso può essere convertito se viene emesso un parere positivo della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. Questo parere, che deve essere richiesto dalla struttura prima del compimento della maggiore età, in teoria aveva una procedura che è cambiata nel tempo. Per molto tempo, toglie il consenso assenso, vuol dire che la questura vedeva che era stata fatta la richiesta di parere, se il parere non arrivava entro un termine, si presumeva che il parere fosse positivo, perché era stata inserita una procedura di silenzio assenso, cioè se la DG non risponde entro il termine vuol dire che è d'accordo. Questo meccanismo è stato tolto, per cui adesso la questura non potrà emettere il permesso di soggiorno alla maggiore età, quindi non potrà convertire se non arriva il parere positivo. Inoltre è previsto che per le conversioni in lavoro subordinato e in lavoro autonomo vi sia un requisito formale in più. Io non l'ho capito. Allora, è un requisito che è stato previsto anche per i decreti flussi e prevede che sia emessa vi dico proprio che cosa dice, eh? Che la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo è demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge numero 12 del 72, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti, che cosa dice la norma? Ti dice che oltretutto, per questa conversione, quindi conversione in lavoro e lavoro autonomo, lo straniero minore, straniero non accompagnato, divenuto maggiorenne, dovrà portare un'attestazione da parte di un consulente del lavoro, questo è, o delle organizzazioni datoriali, che la conversione rispetta tutti i requisiti previsti. Non si capisce bene che verifiche verranno fatte, perché sicuramente per il decreto flussi anche questo è previsto, questo ruolo dei consulenti del lavoro, però sicuramente lì quello che fanno è per il lavoro subordinato di dire se il contratto rispetta gli standard previsti dal contratto collettivo nazionale, se la paga è buona, se il datore di lavoro non ha assunto troppe persone, fa una serie di verifiche che sono previste, cioè ci sono delle linee guida. Per il minore non si capisce bene quale verifica deve fare, perché innanzitutto la fa sia per il lavoro subordinato che per il lavoro autonomo. E soprattutto tutto è previsto che se, anche qui non si capisce bene il meccanismo, che questa attestazione del consulente del lavoro delle organizzazioni datoriali deve intervenire e se successivamente, in virtù di questa verifica, viene verificato che non c'erano i requisiti, il permesso che probabilmente medio tempore è stato rilasciato, che quindi la questura potrà rilasciare potendolo acquisire anche successivamente, se avrà dato la conversione potrà revocarla. Sarà il caso, secondo me.
Il parere serve sempre e il parere deve essere atteso, non può essere rilasciato il permesso senza il parere. Allora, ripetiamoci qual è la cosa. In teoria la persona. Sì, perché che cosa succede? Il minore sottoposto a tutela che ha tutti gli altri requisiti. Ora sono andata veloce per potervi dire questa parte qui, no? In teoria, voi sapete che non tutti i minori possono convertire, non tutti i minori possono ottenere il parere positivo, occorre che il minore sia stato sottoposto a tutela, che abbia fatto un percorso, bla bla bla, eccetera, eccetera. Che cosa succede? La struttura, o il tutore, il servizio, poi dipende un po' dall'organizzazione territoriale, manda la richiesta di parere allegando tutto il percorso fatto dal minore e quindi già in teoria dice se il minore manda la tutela, manda il permesso acquisito medio tempore per minore età, manda le attestazioni, i certificati di tutti i corsi fatti, dell'attività lavorativa se è stata svolta e così. E mette la DG nella condizione di fare il parere. Al compimento della maggiore età, anche se il parere non è arrivato, si manda il kit. Ovviamente occorre ottenere il passaporto, a volte è possibile che la persona non abbia immediatamente il passaporto, ma comunque facciamo il kit perché vi sono casi in cui la questura rilascia anche un titolo di viaggio come primo rilascio, c'è giurisprudenza su questo. Si manda il kit, la questura fisserà un appuntamento e verificherà il kit ovviamente con la richiesta del permesso di soggiorno corrispondente in cui si chiede la conversione. Se la persona sta studiando, per studio, se è iscritta al centro per l'impiego, per attesa occupazione, se sta lavorando o ha aperto la partita IVA per svolgere lavoro di tipo autonomo, porterà la relativa documentazione nel momento in cui viene convocata la questura. La questura fotosegnala la persona, vede se nel frattempo è arrivato il parere o altrimenti deve aspettare, ma se è arrivato il parere, rilascia il relativo titolo. La novità è che per il lavoro subordinato autonomo dovrà richiedere questa documentazione in più, che è questa attestazione che il consulente del lavoro ha effettuato le verifiche. E dovremo capire, perché poi chi si rivolge al consulente del lavoro? Il minore? Probabilmente si rivolge nel caso di lavoro subordinato, questa richiesta la farà il datore di lavoro che assume il minore, però è una. Sì, infatti molto spesso passano per un'attesa occupazione prima. Ok? Mi dispiace, sono andata veloce, ma erano tante le cose, prego. Sì, prego, vai. Non sia mai che ti linciano. Allora ci chiedevamo se questo deve essere fatto necessariamente alla presenza del tutore o passiamo noi, perché uno di quelli che riguarda l'unico fatto è il concettuale, quindi cosa organizza il tutore oppure non so se è per Allora, innanzitutto lì qui vanno fatte tantissime distinzioni, non è facile rispondere a questa domanda, è per questo che no, nel senso che la persona può essere sentita dalle forze dell'ordine a vario titolo, come persona sottoposta a indagini e ci sono delle formalità, come persona informata di fatti e ci sono delle altre formalità, oppure come persona offesa. Ok? Sono tre situazioni che comportano delle formalità ovviamente differenti. A mio parere, io non sono una penalista, sicuramente sarebbe meglio che fosse avvertito il tutore e quello che si può fare ovviamente è di chiedere all'autorità di PS che vogliono sentire il minore di farci attenzione, di segnalare che c'è il tutore, eccetera. Sicuramente il problema è che dipende ovviamente dal perché e per come viene sentito, perché sicuramente come persona offesa un conto, come persona, cioè invece sono moltissime, sono fortissime le garanzie come persona sottoposta a indagine. Di parlare con il minore perché?
Sì, perché soprattutto perché in teoria se viene sentito come persona indagata ha delle garanzie fortissime. E in particolare direi, non sono, ripeto, non sono una penalista, ma quella della presenza anche addirittura di un avvocato. Guarda, non è bene. nel senso che io credo che credo che la maggiore garanzia in generale è quella di cercare di capire innanzitutto in che contesto viene fatta quell'audizione. Ma in teoria, se è messa alla prova, vuol dire che il procedimento è già in. Quindi l'autorità non dovrebbe avere. Però è strano. Per questo ti dico, è difficile perché la messa alla prova è già relativamente a un reato che viene accertato, eccetera, eccetera, no? E quindi io direi che secondo me è buona norma in generale chiedere per quale ragione, sicuramente segnalare che c'è un tutore e ovviamente.